squadre di interesse, beh, devo però sperare che questa cambia bene. Allora, oggi è il primo giorno in cui la CGIL raccoglie le firme su tre referendum abrogativi e su una nuova proposta di legge per un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. Come sta andando la giornata? Quali sono le future iniziative? Ma oggi noi abbiamo cominciato molto bene, la cittadinanza sta rispondendo e stiamo andando anche oltre le nostre aspettative, molta gente nuova, anche ragazzi, persone che non conosciamo, che sono venuti a chiederci informazioni e poi stanno sottoscrivendo i tre referendum e per quanto riguarda anche la carta. Pertanto penso un'iniziativa importante che non si svolge solamente qua a Cremona ma in tutta Italia è quella di rimettere al centro le problematiche del lavoro, pertanto il cuore della nostra proposta che sta nell'iniziativa popolare della Carta dei diritti universali. Continueremo, avremo tempo fino al 6 di luglio per quanto riguarda il referendum e fino al 6 di ottobre per raccogliere le firme sull'iniziativa popolare. Stiamo cominciando da oggi un giro itinerante per tutta la nostra provincia, sui mercati, iniziative e quant'altro per raccogliere e far conoscere sempre di più alle persone la nostra iniziativa. Tenendo conto che abbiamo già fatto più di 450 assemblee con più di 8.000 lavoratori consultati nei luoghi di lavoro, ma andiamo oltre e vogliamo anche informare i cittadini della nostra proposta che è in campo per riportare il lavoro al centro dell'attenzione. Ecco, qual è il significato politico complessivo dell'iniziativa? È quello di dire basta al fatto che bene o male abbiamo visto che negli ultimi 20 anni ci sono stati, il legislatore ha continuato ad attaccare e a tirar via i diritti e le tutele, ma dall'altra parte abbiamo fatto anche uno studio che poi tra l'altro non è neanche difficile farlo, di come il lavoro si è trasformato dal 1970, data in cui è nato il mercato del lavoro, dei lavoratori ad oggi, cioè nel senso il mercato del lavoro è cambiato notevolmente, pertanto una carta che non vede più solamente i lavoratori e subordinati come centro di attenzione, ma tutta quella serie di lavoratori, partendo dalla partita IVA, parasubordinati, collaborazioni continuative, tutto quel mondo del lavoro frastagliato di precarietà che è nato in questi anni e che la carta tenta di ridare un diritto e una tutela al lavoro e ai lavoratori. Lo scientifico invece vuole classe. Sono Fabio Singer della FLAI CGIL, mi occupo dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Oggi stiamo facendo questa iniziativa per raccogliere le firme per i referendum abrogativi, che sono tre, allora, e sono così formulati: l'abrogazione sui voucher, abolizione voucher, il reintegro in azienda e sugli appalti. Invece per quanto riguarda il proposto di legge di iniziativa popolare? Allora, stiamo raccogliendo le firme per arrivare stiamo cercando di arrivare raccogliendo più firme possibili e per quello c'è tempo 6 mesi. È una stradina piccola dietro all'Istituto di Musicologia. Questa fase che apre la CGIL è una fase tendente a recuperare, diciamo così, i diritti perduti. In questa fase le donne come hanno pagato? Correggerei, non è solo il recupero ma l'estensione dei diritti. Le donne, l'idea della CGIL è quella di allargare i diritti a chi oggi diritti non ne ha. Ci riferiamo a liberi professionisti, partite IVA false e in particolar modo le donne che con queste tipologie contrattuali non hanno né diritto alla malattia, tantomeno diritto alla maternità. E in questa proposta nostra intendiamo estendere a loro i diritti. Per quanto riguarda il resto del mondo del lavoro dipendente, certamente la donna con gli interventi legislativi a cui abbiamo assistito in questi anni e le tante tipologie di contratto introdotte nel nostro Paese sono sicuramente più penalizzate in termini di garanzia
alla maternità in termini anche di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Sappiamo che le donne oltre al lavoro hanno un lavoro di cura a casa non riconosciuto. Noi crediamo che la condizione oggi del mercato del lavoro penalizzi fortemente il mondo femminile e quindi anche a loro, anche a noi ci rivolgiamo con la nostra proposta. Sono qua con noi a Cremona in questa giornata, prima giornata di raccolta firme, il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Lombardia Florindo Oliverio e il segretario confederale della CGIL Lombardia Balzarini. Bene, io vi chiedo, oggi raccogliete 4 firme, ci può spiegare quali sono, qual è il significato di queste 4 firme? Prego. In realtà è una grande sfida per non solo recuperare i diritti per chi non li ha, pensiamo appunto al superamento dello statuto dei lavoratori, nel senso di adeguamento per i nuovi diritti, estensione a chi non li ha avuti, ma anche una grande battaglia di civiltà per appunto estendere i diritti di tutti i tipi, diritto al lavoro, diritto alla dignità nel lavoro, diritto a un reintegro in caso di mancato di un giusto licenziamento, il diritto a conciliazione vita-lavoro, insomma dei diritti minimi che crediamo costituiscono la base della civiltà del lavoro. Ecco, la CGIL raccoglie le firme anche per una proposta di iniziativa popolare di una nuova legge che per semplificare chiamiamo nuovo statuto dei lavoratori o dei lavori. Prego. Sì, noi abbiamo bisogno di riaffermare i diritti di cittadinanza dentro i luoghi di lavoro, ma soprattutto in capo alle persone che vivono del proprio lavoro. Diritti che vanno estesi a tutte le aziende, pubbliche e private, a tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, siano essi cosiddetti autonomi, ma in realtà dipendenti dal punto di vista economico da altri soggetti, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, indipendentemente anche dalle condizioni con le quali operano le proprie attività. Bisogna estendere i diritti a tutti, bisogna andare anche oltre quello che era lo statuto del 1970, perché lo statuto del 1970 garantiva i diritti a quelli che in quell'epoca erano considerati le lavoratrici e i lavoratori, prevalentemente lavoratori a tempo indeterminato per tutta la vita lavorativa, per una sola azienda, lavoratori per le aziende di grandi dimensioni, e oggi invece il mercato del lavoro presenta una varietà di tipologie contrattuali.